That is not a story I share with strangers. Grazie. Oh oh. Does not fail. È pazzo malato questo. Space Gamers, benvenuti a un nuovo episodio di Baldur's Gate 3. Ragazzi miei, dove siamo, direte voi? Siamo nel villaggio degli uomini fungo. Allora, sono arrivato qui, pensavo fossero ostili, ma in realtà non lo sono. Questo è il soprano, per esempio, che ci ho parlato, sembrava darci una missione, ma in realtà non ce l'ha data. Molto strana questa cosa, forse dobbiamo fare qualcosettina ancora, ma perché ho iniziato il video qui? Perché ho trovato un qualcosa che dobbiamo fare insieme ed è, sembra essere molto importante, perché qua abbiamo un Mind Flayer. Ho già avuto un piccolissimo dialogo con lui e vuole in un certo senso aiutarmi. Noi siamo un po' così e così nel farci aiutare da lui. Però sembra far parte della gilda che, non so se vi ricordate, mi sembra due episodi fa abbiamo incontrato nei pressi del monastero dei Git la mercante che voleva l'uovo e faceva parte di questa gilda scientifica, non abbiamo molte informazioni a riguardo, dove per l'appunto voleva questo uovo di Git per crescere un Git non ostile, diciamo così. E lui fa parte della stessa gilda. Inizialmente ci ha detto che ci vuole aiutare, ma ci deve leggere la mente. È una cosa che non ho fatto, ma che faremo insieme in questo momento. Lato equipaggiamento, ragazzi, ho comprato dal mercante dei Git l'armatura di pelle per Matteotti. E inoltre ho comprato anche la spada, quella fortissima che aveva, e l'ho data a Will. Per il resto ho dato l'armatura completa a Lazel e null'altro. Questo abbiamo fatto, ho comprato un po' di equipaggiamento e adesso, ragazzi, partiamo, parliamo con il Mind Flayer. I greet you, son child. Come sei fuggito dalla tua colonia? Ecco, qua possiamo interrogarlo effettivamente, possiamo anche attaccarlo, ma non mi sembra il caso. Come sei fuggito dalla tua colonia? Questa è un'ottima domanda. That is not a story I share with strangers. Grazie. No, se ti vuoi comprare la mia fiducia, hai iniziato benissimo proprio. Come fai a sopravvivere? Non ti servono i cervelli? In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company, and thus I now feed from those who act against the society's goals. Comunque non proprio benissimo, perché chi va contro la società, questa sorta di gilda scientifica, comunque sono pappa. È il modo migliore di gestire quel tipo di fame, suppongo. È disgustoso, sei un mostro. Non posso fidarmi di un Mind Flayer. Sono tentato di questo, di dire questo. Che comunque, ok, che c'è gente che va contro la società, ma ucciderli? I cannot change my appetites, although I am experimenting in reducing them with magic. Perhaps with time it can be one brain a year. Minchia, un cervello al mese. Porca miseria. Ok ragazzi, allora iniziamo. Vorrei sapere di più sul girino. An almost childlike joy enters Ameliwam's ichor-laced eyes. Tecnicamente noi abbiamo Tecnicamente noi abbiamo la guardiana. Se la guardiana ci dice stati fermo, ci fermiamo. Oh, andiamo. As Ameliwam's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive, awake, almost smug. This is most unusual.
E fin qua ci eravamo arrivati. But the lava is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Puoi estrarre il girino? Cosa succede se quella stasi si interrompe? Beh, penso sia logico. Chiediamo. I can only theorize, but I suspect your transformation would be both. Esatto, ci trasformiamo in un lampo. Instantaneous. I thought it was always agonizing, Amelium. Well, yes, but that wasn't my point. Puoi estrarre il girino? Tutto quell'esame è stato inutile alla fine. Vediamo, chiediamolo, anche se mi sa che non può fare niente. No, it appears to be shielded from physical and magical influence, and even without the shield. The extraction would involve severe cranial trauma. Non può fare niente. Non è proprio il massimo. Non sprecare il mio tempo. Dimmi cosa intendi. Beh, l'abbiamo capito, ce l'ha appena detto. Non è proprio il massimo, diciamo. It is not ideal. The process would surely kill. Dobbiamo cercare di ucciderlo all'interno, but credo. Not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. Certo, però non mi voglio trasformare, sai com'è. Racconta a Omelum della strana nave Mind Flayer su cui sei stato. Vai. A Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Ok, quindi i Gith hanno fatto guerra e li hanno scacciati praticamente. Grazie per l'informazione. Ciao. Of course. I am sorry I cannot assist you in it. Non fa niente, non fa niente. Grazie. But I have dun dun dun. An idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Aggirare? Di che tipo di alchimia si tratta? Ma comunque ci ha detto che se interrompiamo la stasi ci trasformiamo automaticamente. La stasi non è il motivo per cui il girino non mi ha ancora ucciso? That's a point. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Aggirare, di che tipo di alchimia si tratta? Vabbè, noi informiamoci. A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh ton of madness and Timusk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Non abbiamo questi oggetti? Mangiarli non mi sembra una grande idea. Incantevole. Allora, dove trovo questi funghi? È un esperimento troppo rischioso. Dove trovo i funghi? The Underdark, of course, although they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. Mistra è la tizia di Gale? Se non sbaglio, sì. Perché una chierica dovrebbe avere dei funghi pericolosi? Dove vive questa Lenore? Va bene, tornerò dopo aver trovato i funghi. Dove vive? The southwest, when I last saw her. Although her tower does have a tendency to move. Ok, non mi sembra di grande aiuto questa cosa. Perché una chierica dovrebbe avere dei funghi pericolosi? Chiediamo. She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society, but
She refused. Her experiments on corteccia di Sussur. Noi abbiamo creato un'arma con quella. Magari ce ne può dare dell'altra. Ok, ciao. Allora, vediamo un po' la missione. Trovare una cura. Ci abbiamo aggiunto questa cosa, il Mind Flayer. La torre appartiene a una chierica di Mistra di nome Lenor. Le piace fare giardinaggio e sperimentare sulle piante come l'albero di Sussur. Ok. Vediamo se la mappa ci dice dove trovarla. Mi sembra di no. Torre Arcana, invece sì, eccola qua. Non lo so, ancora sono restio nel fidarmi di questo Mind Flayer, anche perché è un Mind Flayer, fondamentalmente il nostro nemico giurato. Però sembra che si stia distaccando dalla sua gente. E effettivamente non abbiamo altro da fare, se non sì, raggiungere la torre lunare. Forse è una cosa un po' più sensata. Perché sì, forse ci fidiamo più di Elsin, ecco, che di un Mind Flayer. Però la mia curiosità, dobbiamo cercare di fare tutte le strade possibili e immaginabili fino a trovare la cura definitiva, si spera. Tanto ripeto, tecnicamente abbiamo sempre la guardiana dalla nostra, quindi se c'è qualcosa di brutto ci dovrebbe tecnicamente avvisare, ci dovrebbe dire ehi, non continuare, perché altrimenti morirai o succederanno cose brutte, roba del genere. Ok, effettivamente questa zona non l'abbiamo ancora esplorata. Mi serve un attimo Asterion perché voglio sparare a quelle robette lì, che non mi piace che mi esplodano a fianco. Perfetto, e ora saltiamo. C'è una piazza pulita qua. Perfetto, vai vai, continua Ste. C'è un drow morto qua per via di questi funghi esplosivi. Potrebbe anche essere, ma ovviamente voglio andare a lootarlo. Anche perché se ci sono... Attenzione. Natura, qualcuno ha qualcosa scavato qui. Dove? Ah ok, si è schiantato da sopra. Mica che brutto volo che ha fatto. Qualcuno l'ha buttato giù allora. Che succede? Oh porca. Che miseria. Nascondetevi, mortacci vostra. C'è un coso che ci vuole sparare. Vai. Perfetto, perfetto. Robustezza, robustezza. Dietro qua, dietro qua. Attiami torni, attiami torni. Per forza. Ammazza quante torrette stanno. Oddio santo. Questa è sicuramente Lenor che si sta proteggendo. C'è modo di arrivare qua? Scatto. Andiamo qua dietro. Perfetto. Qua come facciamo a scapparcene? Dobbiamo salire o sopra. Allora, attenzione. Qua la telecamera è un po' strana da usare. Madonna. Disattiviamo. Qua c'è un portone. Sarà aperto? Non penso proprio. Ma nemmeno se me lo sogno sarà aperto. Se io provassi così... No, niente. Allora, via. Tutti voi via. Corri Will. Corri Will. Corri Will. Will, riusciamo a distruggerla con questo? Vediamo. Percorso interrotto. Mi sembra anche giusto. E dai Will, ce la puoi fare, madonna. Vai. Nice. Aiaia. Lascia anche l'altra torretta. Pezzi di vomito. Mancato, mancato. Dio mio, tutte le pozioni devo consumare mo. Vai. Perfetto. Una è andata. Holy shit. Madonna. Che culo. Come fa a prendere lei a me e io non a lei? Scusami, eh. Non mi sembra corretto. Salve, come va? No! Nice, perfetto. Will MVP. Beh, possiamo esplorare adesso, no? Meglio per noi. Certo che servono cannoni di Lenor. Li abbiamo distrutti. Non penso ce la facciamo mica in questa maniera. Vediamo se scassiniamo questo. Quanto ci vuole?
15, ma sapete che forse è meglio usare Asterion? Vai Aster, sei fortissimo, vai. No, non iniziamo con gli 1, Non iniziamo con gli 1 oggi, Veramente è un casino, mo. Non iniziamo. Almeno. Vediamo cosa c'è. Uè, lo spezzacieli. Nice. Mi piace. Non vorrei ci fossero altre torrette da qualche altra parte. Sembra di no. Porta chiusa, chiaramente. Si può scassinare? Si può scassinare, ragazzi. Qua c'è una... Oddio santo. Fermi. Will, tocca di nuovo a te. Non voglio sempre mettere a rischio il povero Will. Ci abbiamo qua il fottuto ladro. Sfruttiamolo, no? Bravo. Abbiamo, meno male che abbiamo tutti questi bonus. Salve. Va bene? Mortacci vostra. Due torrette. No, Lazel. Ok, fermi tutti. Sette. Will, devi sacrificarti di nuovo. Defend. Troppo lontano. Li mortacci vostra. Spara! Morta. Grande Will, sei fortissimo. Altra pozione. Come sprecare le risorse così? Mortacci vostra. No! Perché il salvataggio adesso? Vai. Volevi, Vama. Muori. No. Ha resistito. Pezzo di schifo. Ok. L'abbiamo fatta. Matteo, ti cura. Cura il ragazzo qua. 7 HP. Madonna, che schifo. Che schifo. Perché ha chiuso la porta? Ok, fammi frecare tutto. Oh, le pozioni che abbiamo sprecato, grazie mille. Congegno rotto. Va bene, me lo frego. Io penso che Lenore sarà iper ostile, con questo presentimento. Qua abbiamo un forziere di roba che tecnicamente potremmo anche fregarcene. Oh, questo è un ascensore, mi sa. Pensavo fosse una teca strana. Questa cosa corre su magia. There must be a way to get it working. Una cosa che va a magia, ci deve essere un modo per farlo funzionare. Certo. Come no? Ho trovato una via, ragazzi. Possiamo andare di qua, mi sa. Andiamo, saltiamo. Beh. Perfect. Di qua dobbiamo saltare, giusto? Sì. Damo, se. Aia, 2 punti ferita, però. Altre torrette stanno qua? Sembra di no. Lenore, dove cavolo sei? Intanto ti rubo in casa, non si sa mai. Non c'è nessuno qui, ne approfittiamo. Eccole qua, spore di Team Mask. Sono queste le cose che mi servivano. Prendiamone un po'. E poi cos'altro mi serviva? Non so se abbiamo trovato tutto, sapete? Perché la missione non c'è più. Abbiamo un piccolo problema. Vediamo cosa c'è dietro le porte. Qui controlliamo. Salve Salvino. Qua non c'è nulla. Proviamo a tornare al Mind Flayer, perché l'ultima cosa che dobbiamo fare forse è lanciarci qua sotto. Però prendiamo 13 punti di danno. Non mi sembra il caso. Dobbiamo capire come far funzionare l'ascensore. Però non l'ho capito sinceramente. Ok, mi serve la lingua, ragazzi. Dice si trovava nella torre della chierica, ma non l'ho trovata. Non ho trovato manco la chierica, se per questo. Mi sa che mi sto ficcando nella tana di qualcosa, ragazzi. C'ho questa piccola impressione. Ah, ci serve una lingua di un mostro. Immagino che questa sia la sua tana. Perché se il Mind Flayer ci ha detto di venire qui, vuol dire che è qui che troveremo la lingua. Bella questa armatura di cui ho borchiato Draw. Sicuramente la possiamo dare al caro Will. Forse un pochino più carina da vedere esteticamente. Ci stiamo mettendo assolutamente nei guai, ragazzi. Stiamo salendo le pareti rocciose. Ah, abbiamo trovato anche una bella piazza d'acido. Mortacci vostra. Cos'è qua? Fermi. C'è un condotto. Falve. Pietrificato.
Qua c'è morte, pietrificati. Oh mio Dio. Ragazzi, voi non salite, vero? Voi non siete scemi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Era una trappola. Allora aspettiamo, prossima esplosione. Andiamo, vai, disattiva sta cosa. Veloce, Matteo. 30, ciao Matteo. Corri Matteo. Corri, corri, corri. 30, come cavolo dovrei fare? Allora, noi andiamo di qua. Non esplodete, non esplodete, non esplodete. Fermi, fermi. No, no, no. Madonna mia. Stanno morendo tutti, raga. Stanno morendo tutti. Tutti quanti. Addio, ragazzi. Sto bello. Il nostro povero caro Asterion. Grazie. No, Asterion di merda. Madonna mia, quanto sono idioti tutti. Se c'è una boss fight, qua siamo fregati. Abbiamo perso chili e chili di vita. E cavolo, sto andando. Raga. Qua dove c'erano le statue che sparavano nello scorso episodio. Possiamo entrare qua dentro. Me gusta. Ancora esplode quella cosa. Allora Asterion, tu sei l'MVP. No, non ho sbagliato. Spara. Due danni, va bene. Meglio di... meglio di 200.000. Ok. Qua abbiamo uno zaino. La creatura. Dov'è? Non penso sia nella torre. Oh sì? Vabbè, io prendo lo zaino. Sa mai. Ecco qua. Ciao ragazzi, è proprio bello. Dicevo io, mi sembrava strano. Tanto c'è Asterion davanti. Fa niente. C'è qualcosa che pietrifica qui. Bubussettete. Oh oh. Ok, chi ha pietrificato qua? Uno spectator si chiama. No, dove vai? Colpo critico. Allora, il problema non è tanto, non so tanto i danni. Il problema è che potrebbe pietrificarci. No, fermi, che sta succedendo? Ha risvegliato i tizi pietrificati e adesso li sta usando contro di noi. Fantastico. Tu Asterion, devi colpire lui obbligatoriamente. Marco è il cacciatore, vai. Perfetto. Allora, a vita siamo messi non male, di più. Siamo messi malissimo. Io dovrei andare di qua, dove c'è Asterion. Sarebbe fantastico. Niente, per forza dove devo vedere? Metto qua. Ok, vai, spariamo. Brutto vomito. Ok, allora Matteotti sta mezzo morto. Ok, ha risvegliato anche l'altro. Ha ucciso Matteotti, fantastico. Paralizzato. Vabbè, però, cioè, ragazzi, mi sembra un po' esagerato quante volte attacchi lui. Ha attaccato 4 volte. 2 magie ha usato, la madonna. Volo. Fantastico, vai. Ok. Tecnicamente lo potremmo uccidere. Facciamolo. Vabbè. Ah, no, abbiamo finito il colpo? No, ce l'abbiamo. Scusatemi, eh. Grazie. Questo è andato. Allora, noi dobbiamo farlo in fretta qua, perché altrimenti è un casino. Madonna mia. Ma ragazzi, ma Lazel è imprendibile comunque. Vado. Grande Ste. Forte, forte, forte. Ora tocca a loro. Sì, vabbè ragazzi, cioè, mi volete proprio male. Ditelo che mi volete proprio male. Mamma mia.
spaventato. No, no, Lazel, non puoi spaventarti. Ma tu che vuoi da Asterion? Ho 22 danni però. Asterion, tu la puoi clutchare. Mi fido di te. Mi fido di te. Prima di tutto, beviti la pozione. Mi fido di te. Vai. No, Asterion, non puoi farmi questo. Che aspetta, che qua stanno succedendo cose. Mancato, godo. Però tocca a lui. Sta resuscitando tutti praticamente. Dai, Asterion, devi resistere. Spaventato anche Asterion. Mancato, godo. Sono ancora spaventato? No. Vai. Dai, deve morire però. Perfezione, perfezione. Mi mangio a te. E poi ti colpisco pure, pezzo di vomito. Ferite aperte. Bravissimo, Asterion. Grande, 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 grande. Attacco d'opportunità, mi piace. Mancato. Nice, nice. I ragazzi qua sono morti, vero? No, ancora no. Bravissimi. Non successo, vero? Vai, pariamo. Perfetto. Allora, tu vola qua, mia dolcezza. Massacra questo. Ho detto massacra questo. Ma no! Ok, Matteotti è vivo, perfetto. Tu massacra questo, amico mio. No, quanti HP c'ha? 2, mortacci tuoi. Ti odio. Mamma mia, Asterion, che gioco di gambe. Anche solo tu, eh? Ops. 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 5 PF. Ma che me ne frega. No, di qua devi colpire. Ma perché? Perché hai cliccato così male? Madonna. Che palle. Mamma mia. Non male che c'è Asterion. Asterion vuoi salvare tutti. Will, anche Will, perfetto, perfetto. Tutti vivi, tutti vivi, tutti vivi, tutti vivi, tutti vivi, tutti vivi. A posto. Grandissimo. Sì, mamma mia, che paura. Mamma mia. A posto. Ciao, bello mio. Vabbè, ho fallito, non è un problema. Ancora vivo, eh. Alla madonna. Beh, fai così. Perfezione. Salvate il soldato Ryan qua. E uno. Si salva, perfetto. E dobbiamo per forza rianimarlo qua. Ma poverino, prenderà danno. Porca Eva. Ok, correte. 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 Oddio. Siamo vivi. Non ci credo. Caro spectator, questo non si chiamava il Beholder questo? Una cosa del genere si chiamava. Oh la madonna. Frammento di memoria. Deflagrazione di fulmini. Ma che? Mi inciuccio tutto. Oddio. Occhi dello spectator. Raggio di paura. Raggio di ferimento. Quindi non era lui il bersaglio. Posso distruggere cose pietrificate? Fatemi vedere. Attenzione, attenzione. No, perché mi sa che c'hanno dei bei loot questi. Attenzione. Ok. Ammazza, ragazzi. Certo che c'hanno i loot questi. Tanto sono morti. Che dobbiamo fare? O così che c'era la pozione anti-pietrificazione. A posto. Guarda qua che belle robe. Guarda qua che figo. Ma per entrare nella torre, ragazzi. Cioè nella zona dove c'erano le trappole. C'era la torre che esplodeva. Cioè che ci sparava più che esplodeva. Asterion, qua devi sparare prima qui. Grazie. Perfetto, andiamo. A noi serve sta benedetta lingua che ancora non abbiamo trovato. Avamposto Selunita. Questo è tipo un tempio di Selun. Dovrebbe essere la controparte della dea di cuore scuro. Io che volevo andare avanti con la trama. Io che volevo andare alle torri lunari, certo, assolutamente. Oh, qua c'è un forziere, tipo una cassa, andiamo a vedere. Vai, apri qua. Sembra vuota, va bene, come vuoi. Non mi vuoi dare le cose, eh? Questo è rimasto a proteggere la porta.
siamo arrivati noi a fare a rubarci tutto. Tappa scoperta. C'è un TP, quindi attenzione. 20, ragazzi, questo è il più alto che abbiamo trovato per adesso. Vediamo con i bonus, ce la facciamo. Facciamo entrare sulla Asterion, va? Perché se c'è qualche trappola è un casino. C'è un bel forzierone, però. È chiuso anche questo. Accendiamo tutti i bracieri, perché mi sembra strano che siano anche su queste su questi cerchi. Sembra davvero strano. Cassiniamo. 15. Questo è già più basso. Perfetto. Piglia, piglia. Oh la madonna, elmo della punizione. Quando applichi una condizione con uno dei tuoi incantesimi, punizione, ottieni punti ferire temporanei pari al tuo modificatore di carisma. In che senso quando applichi una condizione con uno dei tuoi incantesimi, punizione? Se fosse per il paladino, dovrebbe essere smite. E lo smite c'hanno i paladini, ce l'hanno. Effettivamente ci manca un paladino in team, ragazzi. Possiamo salire? Aspetta tutto il team, però. Andiamo. Che brutta faccenda, raga. Ecco qua. Te pareva. Jesus. E per farci capire che è una scala bella lunga. No, l'ho capito. Tempio dissacrato. Raga. Raga. E dove c'è l'enigma delle fasi lunari? Ma che figo. Però non possiamo uscire da qua. Eh no. Non possiamo uscire. Però sì, il posto è questo, ragazzi. E infatti qua c'era l'enigma. Siamo dietro dietro l'enigma nell'accampamento Goblin. Però non possiamo entrare, a quanto pare. È un giga shortcut. Se solo avessimo aperto la porta. Ma non l'abbiamo fatto. E quindi la missione di prendere la scala comunque ci avrebbe portato qui. Trovare il canto notturno. Esattamente. Allora, quindi qua cosa dobbiamo fare con questa statua? Se sparassi a quella cosa, Asterion, sei il migliore. Vado. Cosa abbiamo combinato? Qualcosa di brutto. Non ho proprio idea di cosa abbiamo combinato. Anche qui, comunque, non siamo arrivati dove volevamo arrivare. Noi serve sta cavolo di lingua e abbiamo fatto tutt'altro. Ah, ragazzi, noi abbiamo trovato il frammento di memoria che faceva parte di uno dei draw che erano pietrificati dallo spectator. Prova a stabilire la sua funzione. Arcano, abbiamo meno uno. Madonna mia, ci avevo cacare noi. Anche ispirazione bardica mi serve. Forse ce la facciamo. Ok, sì, ce la facciamo. You heard it's like described before. A memory shard used to store brief mental impressions from the user's mind. Sonda gentilmente i pensieri al suo interno. Certo che lo stiamo facendo noi, la persona più sbagliata al mondo. Almeno. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud and hot as the hells themselves. Tipo un vulcano. In the underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer waiting to fall. Nelle profondità dell'Underdark. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place. La grande forgia. Noi la stiamo cercando, la grande forgia. Infatti si è aggiornata la forgia di Adamantio. Eccola. Ragazzi, la nave. La nave ci porta alla forgia. E quindi dove si esce? Come si esce da sto posto? Quindi a questo punto la lingua non l'ho trovata, ragazzi. Pensavo fosse la tana di qualcosa. Effettivamente lo era, la tana dello spectator. Ma non è
la cosa che stiamo cercando. Non vorrei che dovessi andare tipo alla forgia e alla forgia c'è qualche altra creatura. Secondo me sì, a sto punto. Dirigiamoci lì. Noi ci eravamo lasciati lo scorso episodio che dovevamo prendere la nave perché pensavamo fosse una via di fuga, ma non lo era. A quanto pare invece è la forgia. E andiamo alla sta forgia qua. Prima però di andare, raga, facciamoci l'accampamento, perché dobbiamo riposare. Siamo veramente messi male. Qualcuno vuole parlare con noi? Qualcuno ci degna di due chiacchiere? Nessuno? Facciamo schifo? Facciamo schifo. Riposiamoci. Non succede niente stanotte? Non succede niente stanotte. Oh, sono un po' di notti che non succede niente. A vessel wobbles on the lake's murky waters. Salpa nell'oscurità. Che bello. che bella frase. Ti prego, fa che non ci sia un mostro nell'acqua, ti prego. Oh no, arrivano altri di questi. Salve. Human. What are you doing on Gex Raft? L'ho preso in prestito. Where's Gex? Who are you? La Gek è inciampato, è caduto giù. Non è colpa mia. Nel nome dell'assoluta, tu mi lascerai passare. Vediamo che Gek sia morto, è caduto combattendo i Miconidi. Ok. Estendi la mente verso il parassita. Inganniamolo. Perché effettivamente è morto. Ora che l'abbiamo ucciso noi, è un altro conto. Bello. Ci ha creduto, sì. Incredibile, mamma mia. Wow. What a load of rotho shit. No way a mushroom killed Gek. Get him, fellas. Ma come prendetelo? Ok, infatti, dicevo io. Prendetelo sto ca. Attacchi a distanza dobbiamo fare. Beh, Asterion a lui gli piace attacco a distanza, sinceramente. 44, mica abbiano un bel po' di HP sti maledetti infamoni. Non muore. Grande a ste. Marco il cacciatore pure. Yeah. Ah, ci abbiamo anche l'imboscata. E che fai un paladino l'imboscata? Mamma mia, Asterion. E che cavolo è? Mancato. Sei danni, va bene. Oh, bravo, vieni qua, vieni. Allora, tecnicamente potremmo buttarli giù, ragazzi. Cioè, potrebbe essere un'idea. Perché anche loro possono buttarmi giù. Questa è la mia grande paura. Ok, uno è andato giù. Perfetto. Non ci interessano i drop, sinceramente. Non ci interessano. In questo caso non ci interessano. Perché loro se ci buttano giù nell'acqua siamo morti. Aia. Onda di tuono. Forza. Via. Perfezione. Speriamo non mi buttano giù con qualche incantesimo strano. Allora, qua facciamo raffica di spine. Si può fare raffica di spine? Perché no? Bello, grande Asterion, sei troppo forte. Ok, tu, mio caro, ne puoi buttare giù un altro? Che ne dici? Ah, peccato. Aia, aia. Mica, sta morendo Will. Porca trota. Invocare fulmini. Tenete. Piaciuto? Maestria della mente. Oh no. Oh no. Meno male che l'ha schivato. Meno male. Siamo tornati in sé. Siamo tornati in noi. Perfetto. Via, 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 via. Allora, i nostri cari amici qua stanno morendo. Cioè, Will sta morendo. Madonna, Will, cioè. Due cose hai fatto. Già sei morto. Passo velato. Ops, ops, ops. Ops, ops, ops. Ma l'ho distrutto.
È un piccolino diventato. Eh sì, scusami, ti rimpicciolisci per colpirmi, sei proprio uno scemo, scusami. Dai, Will, non morirmi, non morirmi. Madonna, Will. Madonna, Will. E che è? Still breathing, despite everything. Aiutiamo la donzella. All'arrembaggio. Non si può andare, eh? No, non ci arrivo io. Sono troppo pesante. Morte, no? Va bene, come vuoi tu. Ok, riusciamo a ucciderlo? Dai, ce la facciamo. Ma porca. Ti ho un colpettino. Cretino. Fregato. Contrattacco. Morti tutti. Benissimo. Questi qua almeno ce li prendiamo. La nave c'ha qualcosa? C'ha un forziere. Oh. Buono. Timone, vai. Così penso saltiamo il viaggio. Spero. Continua il viaggio attraverso il lago. Ok, andiamo. Spero siano tutti sulla nave. Siamo arrivati alla forgia, ragazzi. Chissà cosa ci aspetta qui. Ci siamo tutti, meno male, va? Qualcuno che ci ha fatto entrare. Non penso sia un meccanismo magico. Women are ready, lass. Company's calling. Questa volta cerchiamo di non uccidere tutti, what mi prego. Dead hoon walking, seems like. Got any reason I shouldn't sever your head and toss it to the Rothe? Another belligerent dwarf? This is getting tiresome. Cerchiamo. Non voglio combattere ancora, sinceramente. That's so. I. Tanto abbiamo la. Abbiamo la prova per farci scambiare per anime pure. I'll be. You ain't shitting. Felt the tingle. In that case, let's talk business. Your twat's old friend Nair caused a rockfall, trapped tighter than a hornet's arse. Couple of known slaves stuck with him too. Little bastards. You absolute shaggers owe us a crapload of coin. You want through? Make a donation. Beh, 100 monete d'oro le possiamo dare, ragazzi, non è un problema. Non ti darò nemmeno una moneta. Avrò la tua testa prima che abbia il mio denaro. Ok, tieni, tieni, tieni. Shit's looking up. But I'm warning you. Fatemi curiosare qua in giro. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. All the charm and wit you'd expect from a slaver, even a slaver of gnomes. Ciao, primo riposo breve, ce lo giochiamo. Dobbiamo prima capire con cosa abbiamo a che fare qui. Prima di fare casini. Non voglio attaccare a vista cose che non conosciamo. Qua ci dicono che sono schiavisti. Qua sono degli scheletri. Armatura da giustiziere oscuro danneggiata. Che figata. Armatura da giustiziere oscuro. No, questa non è danneggiata. You look at the skeletons, attenzione. You realize they are all clad in the same dark armor. Unusually robust uniforms. Warriors fallen in battle, perhaps. Storia. Chinati e ispezioni i cadaveri di più da vicino. Non ha senso cercare di capire cosa è successo un centinaio di anni fa. No, invece sì. Intelligenza, mortacci miei. Vai, vai, ispirazione bardica. Nice. Among the various fabrics, you recognize the unmistakable symbol of Shar, the Dark Lady. Questo dovrebbe essere il clan di Cuore Scuro. Seguaci di Shar, è un bene che siano morti. Qualunque cosa li abbia uccisi, si è inimicata una dea potente. Let us do what we can to avoid their fate, then. Membri di Shar. Questa armatura poi la diamo a Cuore Scuro.
Anzi, forse sapete cosa? Tra un po' cambiamo anche il team, ragazzi. Stiamo andando avanti con loro da un bel po'. Sono fortissimi, eh. Però mi manca Karlach. Tutto mi aspettavo di trovare tranne sto posto, ragazzi. Io che mi ero già prefissato di andarmene e trovare le torri lunari. Invece abbiamo trovato un'intera area nuova. E dobbiamo andare a questa cavolo di forgia di adamantio. Non ho ben capito perché, ma lo faremo. Qua dovrebbe esserci l'ognomo intrappolato, ragazzi. Possiamo liberarlo? Tecnicamente dovrebbe essere un'anima pura quella. Sergente Rin. Sta cercando di comunicare con me. True soul. Finally. You must clear rubble. Billing poison. Cos'è successo qui? Chiediamo. Expedition. Passage trapped. Gnomes useless. Don't trust Burks. Get me out. View through Nir's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble and few moving figures. Non so di chi fidarmi, ragazzi, perché se Nir è una anima pura non siamo con loro. Ma anche con gli Newman non è che ci vada molto a genio la cosa, dato che ci hanno attaccato anche con la nave. È un bel po' di volte ci hanno già attaccato. Proviamo a scoprire qualcos'altro. Oh, saggezza. Figlio mio, Matteotti, ti prego. Bello, 20 puro, nice. Cerchiamo di scoprire qualcos'altro. Resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris. While two others lie dead at Nir's feet, their flesh scorched by powerful magic. You sense Nir's frustration, tinged with rage, as the connection fades. Ok, come facciamo a liberarlo? Parliamo con il sergente, dov'era? L'ho perso. Eccolo, vieni qua. Quanto è bello. Faster! Heat up some rocks! Let's see how the little pricks do when we strap fire to their legs. Loro sono schiavisti, eh? Hells, how sick must a soul be to take slaves? Move! Mazza quanto sta sudando Will. I don't have time for Drugnan outsiders. Come sta andando lo scavo? Mi è stato detto di fare il rapporto a te. Gek Koal è morto. Questo è il primo che abbiamo ucciso, se non sbaglio. Ti conviene trovare il tempo per un'anima pura. Ho fatto una chiacchierata con Nere e sei in guai grossi. Non lo so, ho paura di dire tutto in realtà. Parliamo di Gek. Drugman Gek. Figured I could count on him. Lesson done well learned. Now move. I've got no time for the parasites. Okay. But it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. Let's all keep our heads, eh? You, us, Nir? Una buona idea, caro Will. Come ha fatto Nere a finire in trappola? Sgombrare tutte quelle macerie non sarà facile. Me ne occuperò io. Ho della polvere esplosiva, dovrebbe servire allo scopo. Tecnicamente, cioè, non è gas, è veleno. Non dovrebbe esplodere così tanto. Chiediamo però come ha fatto Nere a finire in trappola. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get Nir out and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. Ma io non la voglio la benedizione, sinceramente. Vai, facciamo con l'esplosione. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That'll blow the drow out. Ok, dove dobbiamo piazzarla? Barile, bomba di polvere nera, dovrebbe essere questa? Spero. Non lo so, devo lanciarla. Aspettate, aspettate.
Dobbiamo essere più lontani possibile. Oh, cioè, qua c'è una l'occhio dello scrutatore. You stare into the eye. Your reflection stares back. Loro mi sa che sono... Attenzione, picchietta l'occhio. Questi mi sa che sono gli occhi dell'assoluto, forse. Può essere che ci controlla tramite questi. Abbiamo parlato prima con un altro gnomo e ci ha detto che questo qua dovremmo distruggerlo. Però lui vuole uccidere Nere. Noi non sappiamo ancora cosa vogliamo fare. Picchietta l'occhio. Lo farebbe Lazel, secondo me. The eye is unbothered by your prodding. Ok, va bene. Io direi di far esplodere tutto, anche se non ho ben capito come fare. Cioè, nel senso, devo lanciare la bomba, devo posizionarla. Non lo so, sinceramente. Tipo, lascia oggetto, no? Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Questa visuale che ho messo, come ho fatto a metterla? Aiuto. Mettetevi più qua, ragazzi, per favore. Il divino. Fate esplodere tutto qua. Ah, capito, madonna. Dove sta la bomba, raga? Eccola. Mo ti ammazzo, eh. Bello. Ah, dobbiamo metterne un'altra. Ok. Ok, abbiamo liberato Nere. Finally. Worthless slaves. Your incompetence has been my ruin. Nere does not fail. È pazzo malato questo. Però quanto è bello Asterion con l'elmo nuovo. Oggi non moriranno altri innocenti, Nere. Finisci gli schiavi e anima pura per l'assoluta. Un pezzo di merda questo, eh. Asterion non approva. Agisco per l'ordine dell'assoluta. Certo che me ne importa. Non posso lasciar soffrire questi gnomi. Loro non c'entrano, è solo che non sopporto la tua faccia. The absolute demands their slaughter. Yet here you stand in bold defiance. Mi sa che si combatte qua. Yes, you must be. The absolute bade you to try Nir's faith. Thrin, carve out his heart and serve it to the Rothe. If he indeed is a true soul, let the absolute save him. Certo, certo. Come no? Questo è il tuo momento, Britvar, è ora di farti pagare. Oh, se ci dà una mano. Damn right it's time. You owe my crew a 10 days worth of coin, Nere, and the reckoning's come. You bargained with this wretch. How vexing. Nere is not without mercy, true soul. The rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Cioè, assolutamente. Cretino. Heretics. Let Nere be your end. Bene, si parte. Andiamo, partiamo. Iniziamo uccidendo il sergente, va? Vai Asterion, che fai un bordello di danni tu. Tocca anche a me adesso. Abbiamo due nemici qui, no? Sì, perfetto. Beh, allora... Io se mi allontano attacco di opportunità. Ok, questi sono alleati. Beh, noi possiamo fare tranquillissimamente così. Dato che i due bersagli grossi sono qui, fai così. Imbecilli, imbecilli. Mi trasformo anche? Mi trasformo? No, mi trasformo dopo, mentre sto per morire. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Sono fortissimi sti nani. Ehi, tu che stai facendo qua dietro? Merda! Eh no, dai, non ti curare tu. Maledetto. Ah, minchia. Abbiamo il super cecchino qua. Mancato, ok.
Occo la nostra cara. Andiamo. Vabbè, un po' di attacchi di opportunità non mi interessa. Fanculo a te. Perfetto. Vai, massacriamolo. Madonna, ragazzi. Madonna. Dai, peccato. Mamma mia. Ma che è? È troppo forte lì, ragazzi. Come faccio a cambiarla? Mamma mia. Ma che spada gli abbiamo dato, raga. Grande Matteotti. Profitta. No. No. Mi ha intrappolato nella morte, nella mente. Aiuto. Sì, vabbè. Non è giusto così, però, eh. Tu che stai a fa? Mica che salto hai fatto. Tutti nella lava sta buttando. Ok, buono. Ma il nostro... Aspetta, aspetta. E lui... No. Mi sa che Bolvar è morto. Ah, no, eccolo. Gesù, 2 HP nella lava sta. Voglio, questa volta voglio prendermi drop, ragazzi. Questa volta nulla mi leverà dai miei drop. Muori. Ma dai, ma che cacchio di danno di merda hai fatto, figlio mio. Ma che è sta schifezza? Mi curo un pochettino, va? Perfetto. No! Poverino. Che cacchio ha combinato questo? Ma è un alleato? Non lo so. Oh, è morto. È morto il sergente. Grandioso. Ammazziamo Nere. Così ce lo leghiamo davanti. Perfetto. Marchio del cacciatore. Perfezione. Mio turno. Matteotti, che fai? Matteotti impazzito. Merda. Ora tocca a me. Matteotti sia un pezzo di vomito. Will ha 8 HP. Curalo subito. Ti permettere mai più, eh. Mettiamoci qua, vicino a Nere. Non siamo in range di lava, no? Sembra di no. Tutti i nani sono morti qua. Perfetto. Ok. Spaventato il nostro povero Asterion. Scudo. Oh, attacco di opportunità. Niente. Ok, tocca a me. Però sono... Ai ai. Oh! Attenzione. Fammi curare. Si sa mai. Ok. Questi sono maledetti questi, eh. Pezzi di vomitone. Ecco qua. Tocca a me. A posto. No, ho paura che cade questo. Paura che cade. No. Vai. Madonna, Will, l'hai bruciato. Quanto sei forte, Will, mamma mia. Curiamoci. Perfetto. Mamma mia, il bardo, ragazzi. Ah, altri alleati stanno arrivando comunque. Oh mio Dio, la pioggia della morte ha tirato questa. Che palle questo. Che palle questo. Tocca a me. Chi è rimasto lì nemico? Quello e questo. Ma c'è anche questo qua lontano. Chi ha meno HP? Questo qua. Vai, sistemiamolo. 10 danni. Peccato, peccato. Spostiamoci così spariamo anche gli altri. Ci arrivo? Vai, Matteotti. Matteotti, fai schifo, lo posso dire. Io ho paura che questo qua mi colpisca adesso. Con questa piccola paura. Fammi curare di nuovo, va? Oh, peccato. Invisibilità. C'ha un HP questo. Sì, sì, colpisci gli alleati. Colpisci, colpisci. Mica, l'ha ucciso. Noi andiamo su questo. Vai, Lazel. Nice. Va là. Perfezione. Venite ragazzi, venite, ci servite, ci servite. Mamma mia ragazzi, completamente a caso con questa cosa. Anime pure, morite, subito. Guarda come si mettono vicino alla lava, i maledetti.
Pensiamo a lui, va? Ok, l'audio è sparito per un attimo, ma va bene così. Vai, più veloce del mondo. Vai, sì, più veloci, ragazzi. Mancato. Grande. Fantastico. Diventato più grosso adesso. Dove stai andando? Infatti vede... Ah, sta cercando quello invisibile. Rivelare presenze. Non c'è qua. Non cade nella lava tu. Madonna, Asterion. Andiamo. Vai, vai. Accaniamoci su questo. Attenzione, oh. Non può attaccarlo. Figo. Vai, 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 vai. Peccato che il nostro boss, diciamo, della missione è morto. Peccato. Vero un peccato. Il percorso è interrotto. Vabbè, vai. Facciamolo uccidere al laser, raga. Dove stai andando? Tocco di opportunità? Niente? Niente, va bene. Non fa niente. Distruzione! Mamma mia, che team, ragazzi. Mamma. Hold up, Jog. You ain't just walking away. You got Brithvar chopped, and I still haven't seen a damn coin for my trouble. You owe... What's the word? Ma che volete voi? Ma dove siamo finiti, ragazzi? Or I add your corpse to the heap. Which is it? Ma se ne parla proprio. Hesitation. The Dwegar talks tough, but fears you. Avevo un accordo. Siete voi a essere in debito con me, non il contrario. Hai paura e fai bene ad averne. Chiedi di nuovo dei soldi e ti sbudellerò. Sei matto se pensi che ti devo una sola moneta. Non ho capito bene. Tu tieni la tua testa, io non ti pago nulla. Ho ucciso Nere per te. Questo è un pagamento sufficiente. Sì, diciamoli così. 10. Va. Pure ispirazione. Se mi esce uno... Madonna, quanto devo bestemmiare. Meno male che c'ho tutti sti bonus, ragazzi. Meno male. Meno male. Shit. That's how it is, eh? Clan, wrap it up. We've scraped this place for all it's worth. It's time I scram before the buggers at Moonrise charge in. Attenzione, informazioni sulla torre lunare. Perché le torri dell'alba lunare sono una simile minaccia? Place is swarmed with absolute buggers. Ah, minchia. And I'm gonna mess about with them. Some general up there giving the orders, the way Nier told it. They got goblins, drow, gnolls, even humans. Ain't no one that won't try to turn. The clans included. E gli schiavi cosa ne sarà di loro? They belong to the clan. They're coming with us. Speak up, chief. You can't just let the clan keep them. Attenzione, lasciateli liberi o ti darò una lezione come l'ho data a Nere. Vai, liberiamo gli schiavi, ragazzi. Siamo fortissimi. Per Will questo. Beccati questo. These shitheads aren't worth the hassle. You got yourself a deal. You three squatties. Get your legs. Sono fortissimi. Muovetevi ora, se vi vedo un'altra volta, voi schiavisti, vi farò a pezzi. Ciao, bello. Finalmente possiamo lootare qualcosa. Nere, caro Nere, cosa avevi di importante? Lanterna lunare rotta. E se con questa possiamo entrare... Attenzione. No, sto pensando sia per entrare alle torri lunari e infiltrarmi tra le anime pure, sia per andare all'inquisitore. Qua abbiamo uno stocco, non male, e anche un bel pugnale. Perfetto. Stivali, passo velato. Non puoi essere invischiato, intralciato, intrappolato, né puoi scivolare sulle superfici di unto ghiaccio. Benedica. A lantern, it seems. Though no light flickers within. The light's been snuffed out. Only ash at the bottom. Siamo tutti sporchi di sangue. Ispezione della lanterna più nel dettaglio.
Ma intelligenza? Ma perché devo tirare io di intelligenza? Bene. Va bene. No, proprio non mi colpisce niente la lanterna. È solo con i spigoli, eccetera. No, non mi interessa proprio. Va bene. Oh, almeno una cosa, la fascim. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. Ah, dentro c'era una fatina. Bene. Grazie. Oh, il sergente qua. Anche il sergente nasconde cose, vero? Beh, non troppo. Però possiamo sempre vendere queste cose. Va bene, Space Gamers. Io nel mentre faccio qua una super, super accattonata di robe, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio di Baldur's Gate, dove ragazzi ci stiamo avvicinando alla Torre Lunare. Pensavo di arrivarci in questo episodio, ma abbiamo trovato un bel po' di roba da fare. E... ah, qua dove abbiamo distrutto il... ah, possiamo anche... c'è anche una porta di qua. Tanta roba, ragazzi, da vedere. È impressionante. Comunque, prossimo episodio cerchiamo di arrivare a sta benedetta Torre Lunare. Ma dobbiamo prima passare dalla forgia. Per capire se possiamo fare qualche upgrade. Non ne ho idea. Comunque... ah, ecco. Raggiungi la Torre Lunare attraverso il Grim Forge. Quindi sì. Prossimo episodio ci arriviamo, ragazzi. Al prossimo video.